sto facendo una strada un pelo più lunga per arrivare a Bursa. Quando sono arrivata alla pensione ho suonato il campanello perché non c'era nessuno e si è affacciato un vecchio, si è affacciato quello che immagino fosse il proprietario. No, dalla rivaccia, che brutto il vecchio. Si è affacciato un signore, per cui insomma gli ho chiesto, il mio primo approccio è sempre in inglese, insomma gli ho chiesto se aveva un posto da dormire e lui mi ha risposto in turco e gli ho detto che non capivo cosa stesse dicendo, ma lui carino perché insisteva, no? Capivo che me lo diceva in altri modi ma sempre in turco, come se capire il turco fosse la roba più normale del mondo e mannaggia a me che effettivamente non lo capivo, per cui è sceso, gli ho fatto cenno al cartello della pensione, insomma, che volevo dormire, gli ho indicato con le dita uno, due notti, insomma, quel che l'era, no? Allora lui, insomma, ha fatto cenno di aspettare e ha chiamato la moglie. Dopo ha chiamato la moglie parlerà inglese, no? No, la moglie mi ha ripetuto esattamente le stesse cose in turco, sempre guardandomi e pensando che io dovessi capire. Vabbè, io ho iniziato a parlargli in italiano, a rispondergli in italiano, tanto cambiava un cazzo, no? Se me lo spiegavano, se me lo avessero spiegato più lentamente in turco, l'avrei capito. Però oh, vabbè, insomma. Dove mi sono fermata prima a bere un caffè? C'erano due signori che avevano un sacco di questi peperoni, perché non sono peperoncini, sul tavolo. Mi hanno visto in curiosità, niente, me ne hanno dato una manciata. Non sono riuscita a dire di no. E per cui adesso mi mangio. Sono su una delle strade che da Bursa porta ad Ankara, passa attraverso alcune foreste, è davvero molto molto bello qua. Ok, riparto. Questa credo che sia la parte più carina della strada che sto... che sto percorrendo oggi. Like a
so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you, always in bloom, always in bloom for Arrivo così finalmente ad Ankara, dove starò alcuni giorni. Wow! È arrivato ora. E questo è il mio hotel. Ad ospitarmi ci sarà Walla, una studentessa palestinese che vive qui da più di 3 anni e che mi accompagnerà in giro per la capitale turca. Come prima cosa vado a vedere il mausoleo di Atatürk, primo presidente della Turchia moderna, e mi ritrovo ad osservare il cambio della guardia. La scena è sicuramente d'impatto, ma a me viene in mente solo una cosa. E così, finito di vedere il cambio della guardia, proseguo il giro per la città. Thank you so much, girl. You are welcome. Time. See you next time in Palestine or in Italy. Yes, maybe. Yeah. I wish. Take care. Salutata Walla e le sue conquiline, mi rimetto in moto. Direzione Tozgolu, un enorme lago salato nel cuore della Turchia. Lasciato questa mattina Ankara, ho fatto il cambio gomme, adesso sono in direzione Cappadocia. Farò prima un paio di giorni sul lago salato che c'è, dovrò mancare ancora una 60ina di chilometri. Ovviamente ha iniziato a fare freddino. Sono arrivata a Tuzgolu, il lago salato, che effettivamente ha un colpo d'occhio incredibile. Mamma mia, bellissimo.
Questo video finisce qui. Dopo la visita al Lago Salato mi rimetto in moto, direzione Cappadocia.